mondo. E questo è un momento importante perché Bagheria è sicuramente una delle città siciliane più conosciute nel mondo, anche grazie a queste dimore storiche straordinarie. Il nostro viaggio infatti comincia proprio da Villa Palagonia. Abbiamo iniziato da qui le nostre riprese, poi abbiamo continuato a girare per Bagheria e in serata abbiamo concluso il nostro viaggio con il concerto che Mario Incudine ha regalato al pubblico proprio a Villa Cattolica, un'altra delle dimore storiche più conosciute e amate. Con Mario Incudine anche Antonio Vasta, Manfredi Tumminello, un ospite come Alessandra Salerno e una partecipazione davvero straordinaria alla quale tengo moltissimo, cioè quella dei ragazzi e delle ragazze del gruppo La Carovana dei Sogni, per permettere sempre di più l'integrazione totale, quindi un momento di condivisione, di socializzazione molto importante, ma non vi anticipo nient'altro. Seguiteci, perché le telecamere di TGS oggi vogliono farvi conoscere ancora meglio la bellezza di Bagheria con A Faccia Bella. L'aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sole, è già con le rose sue dita carezza dei fiori lo stuol. Commossa da un fremito arcano intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in mano, io resto qui adesso a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Ove non sei manca, ove tu sei, nasce l'amore. Siamo a Bagheria, la città delle ville, la città della cultura e ovviamente chiediamo il saluto al primo cittadino del comune in provincia di Palermo, Filippo Tripoli. Buonasera. E ovviamente il sindaco di Bagheria dobbiamo incontrarlo davanti a un quadro di Guttuso. Questo è il quadro più grande del maestro bagherese, donne, stanze e oggetti. Sindaco, essere il primo cittadino di una città che ha dato i natali a Guttuso, a Buttitta, a Peppuccio Tornatore, di una città che ha questo patrimonio artistico e culturale, è sicuramente una bella responsabilità. Assolutamente sì, ma anche un grande onore e con orgoglio la rappresentiamo. Vogliamo mandare una cartolina attraverso i teleschermi di TGS a tutte le persone che magari non conoscono bene questa realtà, la realtà di Bagheria. Che cosa direbbe il sindaco di Bagheria a chi ci sta ascoltando? Ma guarda, io quello che dico è che Bagheria, oltre ad avere dato i natali a Tornatore, Guttuso, Buttitta, è una città realmente di artisti, di musicisti, comunque con l'arte, ma anche la più, come dire, sconosciuta. Per cui se io dovessi, ecco, dipingere con un pennello e su un drappo bianco l'immagine di Bagheria e l'immagine di tanti cittadini, di cittadini normali ma che hanno in sé una vena artistica importante, per cui Bagheria va visitata non soltanto per le belle opere che abbiamo. Siamo qui, ecco, al Museo Guttuso e siamo, come dire, abbiamo qui accanto un quadro imponente e importante di Guttuso, ma questo sostanzialmente rappresenta il bagherese, un bagherese di arte, di cultura, che ha intreccia i beni monumentali con la pittura, con la musica, con il cinema e anche con la gastronomia. Voi siete stati in giro e avete visto una Bagheria diversa, è una Bagheria bella, importante, che oggi possiamo dire che sta finalmente, ecco, facendo scoprire la parte migliore di se stessa. E quindi un invito che faccio a tutti i cittadini siciliani è quello di venire a Bagheria, soggiornare a Bagheria, mangiare a Bagheria e soprattutto visitare la nostra bella cittadina e soprattutto il Borgo Marinaro e il Borgo Marinaro di Aspra.
Questa è una sala bellissima, è la sala degli specchi di Villa Palagonia a Bagheria e ovviamente in questa sala ricca di storia troviamo un gruppo straordinario. Sono le amiche e gli amici del gruppo Belle Époque che stanno ovviamente ballando per noi. Ce ne parla Letizia Gravagna che è una delle componenti, ovviamente in abito rigorosamente d'epoca. Allora, il gruppo Belle Époque, di cui io mi glorio di fare parte, e nasce a Palermo nel 2017 da un gruppo di amici amanti di questo periodo storico che purtroppo tanto spesso viene dimenticato. Quindi cerchiamo di adattarci con i nostri abiti, le musiche, i balli a questo periodo storico di cui in questo contesto siamo perfettamente in sintonia. Il nostro presidente Rosario Blandino, che è fanatico, forse secondo me la moglie qualche giorno lo abbandona perché la sua mira è seguire il gruppo, si interessa soprattutto di trovare delle collocazioni in cui queste nostre rappresentazioni possono trovare la sua collocazione ideale. E noi siamo un gruppo dove ognuno ha, diciamo, un suo incarico, quindi c'è chi si occupa dei costumi, dei vestiti, delle coreografie, un po' di tutto, e così andiamo d'accordo. Belle Époque a Bagheria, in un posto veramente ideale per questo tipo di esibizione. Un giorno un re fece una festa e c'erano tutte le più belle principesse del regno. Basta. Un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito, ma cosa poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta. Un giorno il soldato riuscì a inconciarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. La principessa rimase così impressionata da quel sentimento che ci disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tua. Minchia! Il soldato allora se ne andò subito lì e rimase lì un giorno e poi 5 giorni e poi 10 e poi ancora 20 e la principessa sempre che lo guardava, ma lui da là non si muoveva mai. Con la pioggia, con il sole, con il freddo, lui da là non si muoveva. Gli uccelli ci cacavano in testa, le api se lo mangiavano vivo, ma lui da là non si muoveva mai e la principessa sempre che lo guardava. Dopo 90 notti era diventato tutto secco, pallido, e le lacrime ci scendevano dagli occhi, che non aveva manco la forza di trattenerle, che non riusciva manco più a dormire. Ma la principessa sempre che lo guardava. Alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Sì, proprio così, Totò. E non mi chiedere qual è il significato, io non lo so. Se lo capisci, dimmelo tu. Ora ho capito perché il soldato se ne andò via proprio alla fine. Sarebbe bastata un'ultima notte e la principessa sarebbe stata sua per sempre. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa e sarebbe stato terribile. Sarebbe morto. Invece così, per 99 notti, lui ha vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo. Antonio Mineo è l'amministratore di Villa Palagonia, una delle dimore storiche straordinarie di Bagheria, diventate ovviamente famose in tutto il mondo, e ci vuole passione, ci vuole amore, ci vuole impegno per tutelare questi beni preziosi. Senza dubbio, specialmente da parte privata, perché la proprietà di questo palazzo, di questa struttura è totalmente privata. Ma nonostante questo è stata l'unica villa aperta al pubblico da oltre 40 anni delle ville più belle di Bagheria. E questa è una residenza di villeggiatura del principe Francesco Ferdinando Gravina,
che nel 1715 ordinò all'architetto Maria Napoli di edificare questo palazzo. E da lì poi gli altri committenti hanno cominciato a dare il loro apporto costruttivo. Infatti la villa ha diversi stili, diverse connotazioni. Abbiamo il rinascimento del palazzo come struttura importante, poi abbiamo le decorazioni, le bizzarre decorazioni di Francesco Ferdinando II, i famosi mostri di Villa Palagonia. E poi abbiamo anche stile neoclassico e stile esotico, come in questa stanza in cui ci troviamo. E quindi è un palazzo che era destinato al divertimento, era destinato al relax, stare qui spensierati nella piana della Baria per i principi del Settecento era qualcosa di straordinario. E vengono da tutte le parti del mondo, richiamati da queste ville e da questa bellezza. Esattamente, la fama del principe si è sparsa per tutta l'Europa, tant'è che mentre la villa era ancora in costruzione, era oggetto di visite da parte degli illustri visitatori tra il Settecento e l'Ottocento, i rampolli dell'aristocrazia europea passavano tutti, e poi tutti ne parlavano nei loro diari di viaggio. Famoso è stato Goethe, che nel suo libro Viaggio in Italia parlò di Palagonia. E ovviamente a Villa Palagonia, qui a Bagheria, abbiamo incontrato l'assessore ai beni culturali Maurizio Logalbo. Mandiamo una bella cartolina da questo posto straordinario, conosciuto in tutto il mondo per le sue dimore storiche, per i suoi figli illustri e per tanta ricchezza culturale e storica. Assolutamente sì. Vi ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Il progetto A Faccia Bedda, per quanto ci riguarda, è un progetto importante di promozione del nostro territorio, ma non solo, anche delle eccellenze che abbiamo sia da un punto di vista culinario che da un punto di vista proprio monumentale. E quindi siamo contenti che due illustri artisti come Salvo La Rosa e Mario Incudine sono quest'oggi all'interno di questo fantastico scenario a promuovere il nostro territorio. Inoltre oggi abbiamo incontrato anche la Carovana dei Sogni, una compagnia teatrale per ragazzi diversamente abili e normodotati che hanno partecipato anche al Festival di Sanremo e che stiamo cercando di seguirli passo passo. E abbiamo voluto la loro presenza proprio per fare incontrare due artisti come voi sensibili a questi temi. Quindi vi ringraziamo doppiamente. E volevo appunto specificare come la città di Bagheria venga denominata città delle ville proprio perché sono dei nostri gioielli incastonati all'interno di questo territorio che ce ne vantiamo. Situata sulla costa tirrenica, Bagheria, e si pregia della frazione di Aspra, che vedremo a breve. Quindi ringraziamo ancora voi la presenza e siamo contenti di aver sposato questo progetto. Ecco, assessore, ville bellissime come questa che si trova alle nostre spalle, cioè Villa Palagonia. Abbiamo visitato anche Villa Butera, ma anche, come dicevamo prima, tanti figli illustri, tra questi soprattutto il grande poeta Ignazio Buttitta, il grande pittore Renato Guttuso, un nostro amico straordinario, il regista Peppuccio Tornatore, che ha dedicato anche un film straordinario alla sua città, quindi Bagheria, dopo aver vinto l'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, al nome di Peppuccio Tornatore è legato a doppio filo anche il nome del maestro Ennio Morricone, che ricorderemo sempre con grande affetto, e proprio qui dietro c'è un murales che li ricorda entrambi. Esatto, proprio quest'anno ricorre 30 anni all'Oscar di Nuovo Cinema Paradiso, e quindi vi lancio una chicca che stiamo portando avanti. Nel mese di ottobre faremo un evento proprio dedicato a Peppuccio Tornatore, a Nuovo Cinema Paradiso, ai 30 anni dall'Oscar del nostro amato concittadino. Inoltre sul murales abbiamo avuto tantissime richieste per poterlo visionare, ci sono tantissimi turisti che sono venuti qui per poter vedere questo murales che è fantastico. Vediamo Ennio Morricone in primo piano e alle spalle Peppuccio Tornatore che fa da regista. Sono due importanti personaggi che danno lustro a nostra amata Bagheria in tutto il mondo.
Qui Mario siamo in tanti, quindi rigorosamente teniamo la mascherina, ma siamo molto contenti perché in questa bella giornata che stiamo vivendo a Bagheria ci capita anche di incontrare queste ragazze e questi ragazzi straordinari dell'associazione Sindrome di Williams, che peraltro si esibiranno con te. Stasera faremo un pezzo, un omaggio alla Sicilia e in qualche maniera anche a Bagheria, perché Bagheria è la città di Ignazio Buttitta. Ignazio Buttitta ha collaborato per una vita intera con Rosa Balistreri e noi faremo stasera un omaggio alla grande Rosa Balistreri, la voce della Sicilia. Faremo un duetto, con noi ci sarà anche Alessandra Salerno, e faremo Cuti Ludissi, una serenata di sdegno. Ah, addirittura, va bene. Invece c'è grande affetto, anche perché io ritrovo Laura Ambra. Per l'ennesima volta siete venuti tante volte anche a Catania nelle mie trasmissioni, adesso vi ritrovo qui. Laura, tu sei una delle responsabili nazionali di questa associazione e anche componente di questa compagnia teatrale che ha un nome bellissimo, La Carovana dei Sogni. Ce ne parli un attimo? La Carovana dei Sogni perché noi siamo un contenitore di sogni, grazie ai nostri collaboratori, a questi ragazzi meravigliosi riusciamo a fare delle cose da brivido. I nostri ragazzi si esibiscono, sono stati a Sanremo diverse volte, hanno calcato diversi palchi della Sicilia e adesso, grazie alla disponibilità dell'assessore di Bagheria e alla tua, che ti ringrazio tantissimo, ci hai inserito in questo contesto, in questo programma, e stasera ne vedremo delle belle, come si allora, può dire. Noi stiamo dicendo stasera ne vedremo perché stiamo registrando prima. Adesso andiamolo a vedere quello che avete fatto, no? Perché nel montaggio che stiamo facendo per TGS, grazie alla collaborazione col Comune di Bagheria, con noi qui c'è l'assessore Logalvo, abbiamo registrato tutto e quindi, Mario, andiamo a rivedere per il pubblico della televisione quello che tu hai combinato con queste ragazze e questi ragazzi straordinari. E poi c'è anche un'altra sorpresa finale. Regia. Ecco ti ludissi, catavi all'assari, meglio la morti e non chi sto dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio si tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio si tu. L'amore mio se tu, lo premo amore, lo fece in cuttia, e tu schifiosa ti sta scordando mia, pace facevo ogni careggia mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio se tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio se tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. La 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 la. Mario, lo sappiamo bene, la musica sicuramente può aiutare, l'arte può aiutare, serve a coinvolgere, a condividere, a integrare, quindi molto bello quello che siamo riusciti a fare anche qui grazie alla collaborazione con il Comune di Bagheria e con questa associazione straordinaria. Questa è la forza della sinergia, quando un comune dà la possibilità intanto di utilizzare questi luoghi, di poterli vivere, di poterli abitare e soprattutto dare la possibilità dell'incontro tra un artista e una risorsa straordinaria come questi ragazzi, il gioco è facile, facilissimo. Allora, è vero che sono stati a Sanremo perché li ho incontrati più volte.
volte durante le nostre trasmissioni, le trasmissioni di TGS e di RTP, c'era anche il volo, brava. Ma adesso ci colleghiamo idealmente con Sanremo, chiedo la possibilità di farlo all'assessore Lo Calvo, perché c'è il vice sindaco di Sanremo, che si chiama Costanza Pirreri, che ha qualcosa da dirci e da dirvi. Ma intanto, con l'applauso di tutti gli amici che sono qui, tutti in mascherina, rigorosamente le regole, facciamo un grande applauso a questi meravigliosi ragazzi. Compagnia teatrale Carovana dei Sogni, associazione Sindrome di William. Andiamo a Sanremo. Buongiorno, è un piacere essere qui con voi, anche se soltanto in modo virtuale, ma essere vicino nella vostra splendida città di Bagheria. È un grande complimento a tutti voi della Carovana dei Sogni per il lavoro, per l'impegno che avete profuso nell'organizzare questo festival, anche se in condizioni di difficoltà quali sono oggi quelle che ci accompagnano con questo coronavirus. Ricordo con grande piacere gli incontri che abbiamo avuto negli anni qui a Sanremo durante il periodo del festival e mi auguro certamente di potervi rincontrare anche quest'anno nel 2021 nuovamente per insieme percorrere una serata splendida, ascoltare le vostre bellissime voci e rapportarvi con voi in un abbraccio, anche se forse sarà ancora virtuale. Quindi un arrivederci ragazzi e complimenti a tutti e a tutti voi. Vorrei volare alla finestra tua, vorrei venire, tutta la bocca ti vorrei baciare, fiore di tutti i fiori vorrei volare. Fiorin di noce, mentre la bella mia ricame cuce, le canto gli stornelli a bassa voce. Fiore di tutti i fiori, fiorin di noce, fiorin di ceci, mi promettesti 500 baci, di 500 danne almeno 10. Fiore di tutti i fiori, fiorin di ceci. Fiorin di menta, la menta, amore mio, non si trapianta, chi esce dal mio cuore più non entra. Fiore di tutti i fiori, fiorin di menta, lo te. Figlia voi non me la date, io ve la ruberò e voi piangerete. Fiore di tutti i fiori, l'ho detto al prete. Vorrei volare alla finestra tua, vorrei venire, vorrei baciare. Fiore di tutti i fiori, vorrei volare. Abbiamo parlato anche delle eccellenze gastronomiche di Bagheria e quindi abbiamo incontrato Tony Lococo, lo chef del ristorante I Pupi di Bagheria, una stella Michelin. Esattamente, oggi qua presenteremo insomma uno dei piatti più rappresentativi per il nostro territorio. Ovviamente noi l'abbiamo un po' reinterpretato secondo un nostro pensiero, secondo anche una nostra esperienza fatta nei viaggi durante il mondo, e abbiamo creato questo pane puri, che è un pane indiano. Noi siamo stati diverse volte in India per lavoro, e quindi adesso andiamo a montare il nostro piatto, che sarà composto con una base di ricotta, perché lo sfincione, oltre alla tuma, a Bagheria si fa anche con la ricotta. Poi mettiamo la nostra classica
mollicata, dello sfincione. Quindi tutti gli ingredienti sono gli ingredienti che solitamente si trovano nel classico sfincione bagherese. Poi pane puri che lo andiamo a riempire con questa spuma che è fatta con cipolla, acciuga e un po' di concentrato. Quindi riempiamo il nostro pane puri. Ecco, seguite in presa diretta proprio la realizzazione di questo piatto. Quindi andiamo a appoggiare il nostro pane puri. Definiamo con la tuma, ovviamente abbiamo tuma, l'abbiamo resa liquida, quindi abbiamo questa tuma liquida che va a coprire il nostro puri ripieno. Spuma di sfincione disidratata, quindi eccola, questa polvere qui di sfincione che metteremo sopra e definiamo con un'erbetta. Ecco, i particolari sono ovviamente importantissimi. E questa è il nostro, la nostra idea di sfincione bagherese. E tornando a parlare del Borgo Marinaro di Aspra, ovviamente col sindaco Tripoli parliamo di questo Museo dell'Acciuga, che è un'altra eccellenza del vostro territorio. Il Museo dell'Acciuga è il museo più visitato su TripAdvisor. Riceve una grande quantità di turisti. E che cosa racconta? La storia dell'acciuga, che un po' rappresenta anche la nostra comunità marinara, una grande comunità di pescatori, soprattutto esperti nella conservazione del pesce, tant'è che tanto tempo fa molti asprensi sono emigrati verso il Mar Cantabrico, quindi ecco, da un'altra parte dell'Europa, e anche lì hanno portato questa conoscenza della trasformazione delle acciughe. E oggi Bagheria, insieme ad Aspra, riesce a creare quel filo conduttore del pesce, dell'acciuga, tra Bagheria e la Spagna, e molti, bagheresi che si sono trasferiti in Spagna oggi sono diventati e si sono imposti sul mercato europeo come i più grandi produttori di acciuga. E quindi il Museo dell'Acciuga, che è da visitare, racconta la vita del pescatore da quando va fuori in barca, con la barca a remi, con la lancetiedda, la nostra famosa lancetiedda, per raccogliere il pescato, ritorna nella nostra comunità, lo trasforma e lo rivende. È un museo da visitare perché è un museo nato, prodotto e realizzato da un produttore che ha uno stabilimento proprio ad Aspra per la conservazione del pesce, Michelangelo Balistreri. E parliamo ancora di gastronomia tipica bagherese. Poco fa lo chef Tony Lococo ci ha presentato una sua interpretazione personale dello sfincione bagherese, ma adesso qui davanti a me c'è il tipico sfincione bagherese, quello che voi tutti conoscete. Ne parliamo proprio con Giusy Ferrara dei gusti del grano, anche perché noi vogliamo sapere esattamente come voi realizzate queste meraviglie. Allora Giusy, raccontaci. Buonasera, allora questi sono due tipici sfincioni bagheresi, sì, realizzati da Luigi Aiello, titolare del panificio Gusti del Grano. Io direi anche maestro. Fornaio, possiamo dire così, va bene, perché queste sono opere d'arte. Come le realizzate? Sono realizzati da un impasto fatto con farina di grano duro, anche detta farina di rimacino, acciughe di Aspra, certo, tuma, che è un formaggio siciliano abbastanza conosciuto. Conosco. Esatto. Ricotta, cipolla e poi sopra, per finire, c'è la mollica fresca, che è praticamente amalgamata con caciocavallo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, dobbiamo fare soltanto una cosa: mantenere le distanze, lo faremo tra un istante. No, adesso possiamo stare perché abbiamo le mascherine. Levare le mascherine e assaggiare questa bontà tipica di Bagheria. Intanto, con le nostre ricotta, telecamere le stiamo inquadrando. Questo con ricotta. Con ricotta e questo solo con tuma. Questo è tuma e ricotta e questo bene con tuma. Non appena si spegneranno le luci, non appena voi chiuderete le telecamere, noi mangeremo il tipico sfincione bagherese. Grazie anche a voi. Grazie a voi. E complimenti. Ma come puoi dormire con quest'aria imbalsamata? Tesoro, vieni a sentire sta bella serenata.
se voglio far sapere quello che sei per me. Sei la vita, la gioia e l'amore, e sto cuore sospira per te. Il 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso muore a Roma e questa alle mie spalle è l'ultima opera del maestro bagherese. Nella stanza le donne vanno e vengono. Infatti io mi trovo proprio all'interno del Museo Guttuso, che si trova all'interno di Villa Cattolica, una delle ville più belle di Bagheria. E noi siamo con il responsabile dell'accoglienza dei turisti qui al Museo Guttuso, nel piano nobile noi ci troviamo di Villa Cattolica. Lui è Antonello Gargano, vedo sicuramente molto emozionato proprio parlando davanti a un'opera così straordinaria, così importante, l'ultima opera del maestro. Assolutamente sì, l'ultima opera di un artista straordinario, di uno dei più grandi pittori neorealisti italiani del secolo scorso. Devo dire che quest'opera è un sunto perfetto di quello che è stata e continua a essere l'arte guttusiana. Intanto è una grande tela, una delle tele più grandi realizzate dal maestro nei suoi 60 anni di attività. Nella stanza che donne vanno e vengono è una grande allegoria, come vedete. È la testimonianza di un uomo che sa che sta per morire perché è minato da un male incurabile e ha la forza, e questo è altrettanto straordinario, di mettere in tela tutto questo. Una forza che viene fuori da quest'opera che è unica, perché questa persona anziana che ha poca forza, però ha la forza giusta per trasmettere questa grande emozione. Ecco, volendo descrivere un po' meglio questo museo, che cosa diciamo alla gente che ci sta seguendo da casa? Cioè, come visitarlo nel miglior modo possibile? Intanto questo è un museo che porta via un bel po' di tempo perché è ricco, è carico di tante opere, di tante sezioni e di tanti artisti. Tenete conto che Museo Guttuso ecco, è un termine che è venuto fuori negli ultimi 20 anni proprio perché abbiamo assunto il rango di grande museo. A detta della critica, la più autorevole, noi siamo dei più ricchi e importanti musei nel bacino del Mediterraneo, quindi vi lascio immaginare. Quindi Guttuso sì, sta al centro di ogni cosa, di tutte le sezioni, delle 7 sezioni tematiche, perché Guttuso non fu pittore basta, ma fu tanta altra roba. Fu scenografo, fu scrittore, fu giornalista, fu storico e critico dell'arte, fu politico, non dimentichiamolo. E quindi tutte le sezioni parlano di lui. Quindi i livelli visitabili interni alla villa e i corpi bassi esterni sono ricchissimi di opere e di artisti. Se il mondo fosse quello di una volta, mi basterebbe avere la pazienza e tutte quelle cose, quelle buone, arriverebbero. Se la strada fosse piena di poeti, leggerei solo lettere d'amore scritte dentro aeroplani di carta e volerebbero. Di una volta ci insegnasse a non guardare la carenza, sceglieremmo di restare, amare e di invecchiare poi. Se nel viaggio poi ci fosse la sostanza ed assicurare
senso alla nostra esistenza, troveremo quel coraggio per andare e continuare noi. Ma vedo più il colore, ma l'amore è un miracolo, un'eccezione in un mondo dove esistono parole a poche persone che guardano il sole. Da Villa Cattolica magicamente ci spostiamo dall'altra parte di Bagheria, a Villa Branciforti Butera, un'altra dimora storica davvero strepitosa. Sì, strepitosa, e poi è la prima struttura edificata in questo territorio, quindi è proprio la villa da cui tutto ebbe inizio. Siamo nel 1658. Il primo principe siciliano appunto si stanziò da queste parti fu appunto Giuseppe Branciforti, principe di Leonforte, Pietra Persia, conte di Racuia, il quale, a differenza di tutti quelli che verranno successivamente, venne a vivere qui, in pianta stabile. Angelo era in una viale, santo non era e miracoli facia, in cielo acchianava senza cordi e scali e senza affidamenti ni scinnia. Era l'amore, russo capitali, e sta ricchezza a tutte la spartia. Turiggio carnevale innumerato, che come Cristo ne morì ammazzato. Di Nicolo Patruzzo in canuscia, abbia la madre sventurata al lato, compagna allo sconforto e all'opinio e allo pane nivoro scottato. Cristo d'in cielo lo benedicio e ci disse: figlio, tu mori ammazzato. A sciara le pagioni armi addannati, ammazzano a cuvole libertati. Turiggio via le ughiorna contati, matariava la morte e ciridia, che vedeva le frate condannati sotto lo ceppo della tirannia, le carni di cavaggio macinati, in capo lo ceppo a fare nintomia, e sopportare non potia l'abuso dello baroni e dello mafioso. Turiggio si ricoglie le poveri amoroso, le dorme in terra, le facce accidenti, le mancia picca con lo ciato chiuso, lo tribunali di li penitenti. Disse allo giornateri: tu sei nudo, e la terra è vissuta a pompa magna, tu ci azzappi e ci sudi come un mulo, e si alla dritta come una lasagna, vedi la cota da colpo sicuro, lo padroni ogni cosa sa gran fagna, e tu che fusti ogni mattina all'anto, rape le mano e arrecogli chianto. Disse alle giornateri: dalle tane voi dormite, in tale rotti, siete come le sorgi di connotti che va addobbati di fasoli a tatti, ottobre ve lassa denti asciutti, novembre con le debbi di allegaggi, di la livinavi della gramaglia e di lo grano, la coffa e la paglia, la terra è di cula travaglia, picchiate le bannere e le bastoni, e prima ancora che spuntasse l'arma, fecero conchi, scavaro fossoni, la terra diventa una tovaglia viva di carne come una persona, e sotto lo stile un gigante. Giornateri, correro l'est le carrabinieri con le catene in mano e le bastoni. Turiggio ci credau. Fatevi arrere.
Calate non ce n'è manco assassini. Ci sono cani, l'afflitti gli ornateri, che manco sangue hanno tali vini. Se cercate la giovane brigante, nei palazzi le giovati e con l'amante. Lo maresciallo fece un passo avanti, chesto la legge non lo consente, chesta è la legge delle prepotenti. Ma c'è una legge che non sbaglia in mente, che dice robbi alle nudi, pane alle panze vacanti, acqua all'assetati e acqua giavaglia, onore e libertati. Un giorno se ne tornava a casa senza l'ale, l'occhio lontano, lo pensiero puro. Chi hai, figliozzo mio? Ti sente male? Ma lo tagliavo e se lo vette scuro. Niente, mamma. Non hai niente. E la guardavo. Buono mi sento. E la testa calavo. Due colpi di lupara in faccia! Non si dimentica il 16 di maggio! Ficchio! Gridavo la strangucciata madre, il pisciato e bebbanetti, verso lo morto a stramazzamaretti! Correte tutti a chiangere con mia! Picciotte, ne scete delle tani! Morsi ammazzato per lo vostro pane! Carabinieri mio, se sei cristiano, fammi incugnare le fate del gioco, non vedi che sottorci le mie mani e addomo come polveri allo fuoco. Chi c'è me vecchio, vattene lontano, quanto lo chiancia e lo dolore sfogo, quanto ci scioglie sta palomma bianca, che avvincia lo petto a mano manca. Carabinieri mio, se sei cristiano, non vedi che ci cola sangue fino, fammi incugnare quando ci levo sta peggia che avevi messa a piccoscino. Sotto la testa ci metto le mie mani, in capo sto petto sto cuore vicino, e con lo chianto le piaghe ci sano, fino a che giorna domani mattino. Prima che giorna trovo l'assassino, lo cuore ce lo scippo con ste mano. Suonate le campane, sacristano, ma ficca via lo sangue d'Orofino, e chesto di pisciazza di pantano, chiamateci una tigre per becchino, la fossa ce la scavo con ste mano. Figlio, che dico? La testa mi sguazza. Ah, se non fosse per la fede mia, lo socialismo che grappe le frazza e ne dona lo conforto alla valia, me non insegnasti a me tenermi in brazza e mi insegnasti a ripeterlo con tia. Tu mi parlavi come un penitente, io t'ascoltava come un confessore. Ora, disfatta per tanto dolore, ci dogno voce alle comandamenti. Voglio morire con sto stesso amore, voglio morire con sti sentimenti. Figlio, te la rubaro la bandiera, madre di sogno e compagna sincera. Dall'esperienza Bibo IDS nasce una linea di piatti, bicchieri e posate che rispetta e ama l'ambiente ed interamente compostabile nell'umido. Natural Bibo, l'evoluzione ti aspetta. Questo programma è offerto da I Graffiti, pizzeria, cantina e cucina alla Daura. Natural Bibo, una linea completa di stoviglie monouso che unisce ambiente e sostenibilità. Cartica, la moda donna a Terrasini. Ristorante Frontemare Sferracavallo, il pescato cucinato per te. Grrrr.